Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Esclusivista EnerSafe, Smart Energy, Centro Lucrezia della Valle, Catanzaro. Siamo negli uffici della SM Musica per un incontro conclusivo, direi, con Maurizio Senese. Giorno 13, lunedì prossimo, Francesco De Gregori sarà al Politeama per quello che può considerarsi il tuo ultimo sforzo per quello che è la stagione invernale. Sì, io vi ringrazio della vostra visita. Dobbiamo dire che quest'anno veramente è stato un autunno-inverno 2012-2013 da ricordare. Tantissimi sono stati gli eventi fatti sia al Teatro Politeama, al Teatro Rendano di Cosenza, veramente un grande successo di pubblico. Ogni spettacolo abbiamo registrato il sold out con artisti che di tutto rispetto, da Massimo Ranieri ai Pooh, Giorgio Panariello, Renzo Arbore, Francesco De Gregori, quindi Franco Battiato, quindi nomi che veramente in 3 mesi, 4 mesi in Calabria, tutti in una volta, non si erano mai visti nei teatri. Cosa puoi dirci sul concerto di Francesco De Gregori rispetto alla risposta che il pubblico ha nei confronti di questo grosso artista? Ma il principe è sempre ben accetto in Calabria, ma non solo in Calabria, questo nuovo tour sulla strada che dopo 5 anni i fans di Francesco De Gregori lo aspettavano, erano, ripeto, 5 anni che non si faceva vivo con un nuovo lavoro e il suo capolavoro musicale è pronto a vederlo questa sera al Teatro Rendano di Cosenza e il 13 al Teatro Politeama di Catanzaro. Nella tua recentissima, nelle tue recentissime fatiche mi dicevi in un discorso privato che c'è qualche difficoltà nello svolgere il tuo lavoro. Sì, le difficoltà sono tantissime, cominciando dalle strutture. Io lavoro con la FP Group, una delle agenzie più forti a livello nazionale e internazionale, dove ha un cast artistico da brividi. Rispetto ai miei colleghi nazionali, io nella mia regione non ho le strutture per poter dimostrare e poter promuovere eventi di spessore musicale molto forte. Vedi i nuovi tour pronti dei Modà, di Renato Zero, di Claudio Baglioni, Zucchero Fornaciari, ma dove li portiamo? Non abbiamo un palazzetto, l'unico palazzetto che avevamo era quello di Reggio Calabria. Purtroppo la sfortuna mi ha colpito perché, come ben sapete, ero io l'organizzatore di Laura Pausini, eliminando questo palazzetto perché ancora diciamo non è sotto sequestro, però devono essere fatti dei lavori, quindi non è agibile, non possiamo operare. E poi ci sono anche difficoltà diciamo di regolamenti antichi. Ci sono, pensi, la SIAE è un regolamento dal 1941 che non è mai cambiato, sono passati 70 anni e ancora viviamo con dei regolamenti che oggi con le leggi nuove, con i nuovi meccanismi, non stanno né in cielo né in terra. Quest'anno il Teatro Politeama ti ha ospitato per i problemi che tutti conosciamo. Prossimo anno ci auguriamo che questo teatro ritorni e risorga a nuova vita. Qual è la speranza rispetto a questo di Maurizio Senese? Ma io ho sempre, ripeto, da anni che la collaborazione fra il pubblico e il privato, oggi come oggi, sia una cosa necessaria e dovuta. Quest'anno io voglio ringraziare sia il sindaco Abramo a Catanzaro, che ha aperto le porte del Teatro Politeama, lo ha concesso ai promoter, dove abbiamo dato il meglio di noi stessi. Quindi io penso che la città di Catanzaro
e la Calabria tutta possa essere contenta che è riuscita a venire al Teatro Politeama a vedere grandi eventi. Ringrazio anche Cosenza, il sindaco Chiuto, che ha fatto la stessa cosa col Teatro Rendano. Quindi io spero, e l'abbiamo dimostrato quest'anno, che queste, tutte le amministrazioni possono dare e possono concordare delle stagioni con delle persone del mestiere, perché spesso e volentieri la politica non fa questo, la meritocrazia, come dicevamo, non viene mai premiata, però io posso dire oggi che senza contributi e senza avere quel portafoglio economico che ha avuto anni fa il Teatro Politeama, siamo riusciti a fare degli eventi all'amministrazione costato zero, cioè se non solo la struttura. Va bene, rimaniamo così con Maurizio Senese, con le problematiche che sta affrontando la città di Catanzaro a livello di spettacolo. Arrivederci a lunedì con Francesco De Gregori al Teatro Politeama a ore 21:30.